Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza di cavolfiore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cavolfiore, acqua, parmigiano, uova, farina, olio evo, sale, pepe, prezzemolo, basilico, salsa di pomodoro già condita con olio, sale e origano, mozzarella e prosciutto cotto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il prezzemolo e il basilico. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, aggiungiamo adesso il cavolfiore. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 5. Trasferiamo il trito nel baroma rivestito con carta da forno bagnata e strizzata. Senza lavare il boccale, mettiamo l'acqua, il sale, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma con il cavolfiore, chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimby per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Lasciamo intiepidire il cavolfiore e andiamo a svuotare il boccale. Adesso trasferiamo il cavolfiore all'interno del boccale. Aggiungiamo adesso anche la farina. Le uova. L'olio. Il pepe e il trito di parmigiano. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4, spatolando. Il composto è pronto, trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno. Abbiamo livellato bene l'impasto, adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 20 minuti. Trascorsi 20 minuti, adesso andremo a mettere la salsa di pomodoro su tutta la superficie. E continuiamo la cottura per altri 10 minuti, sempre a 200 gradi. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la nostra pizza dal forno. Adesso andremo a mettere il prosciutto. Ed il formaggio. Adesso continueremo la cottura
sempre a 200 gradi per altri 10 minuti. La pizza di cavolfiore è pronta. Lasciamola intiepidire prima di servire. Pizza di cavolfiore. Grazie e alla prossima ricetta!